Salve a tutti, siamo giunti all'ultima di campionato per Samuel e compagni. Dopo un lungo percorso fatto di alti e bassi, l'MSP ha un'ultima possibilità di rimanere aggrappato alla promozione. Saranno riusciti a salvarsi? Stiamo a vedere. Ragazzi, ci siamo, finalmente è arrivato all'ultima settimana di questo splendido, meraviglioso e impegnativo campionato di promozione, perché ne abbiamo passate veramente di tutti i colori, però finalmente ci siamo. Ultima settimana per noi, domenica abbiamo vinto contro l'Abadese, grandissima vittoria per noi. Il mister penso che non ci dirà niente, perché il nostro l'abbiamo fatto. Questa settimana ci rimane solo che stare sereni, perché per vincere c'è bisogno di trasmettere serenità. La pressione non è poca, perché giustamente ci sono anche dei risultati che si devono incastrare per questa storica salvezza, perché è il primo anno per l'MSP in promozione, dopo che l'anno scorso siamo riusciti a portare assieme ad altri interpreti l'MSP in promo. È stato un bellissimo anno, ragazzi, quello che è passato, quello che abbiamo passato, e quindi finisce qua. Io sono appena arrivato al campo, adesso ce ne andiamo bene questa settimana. Io sono fiducioso, sono carico, credo nei miei compagni di squadra. Eccolo qua il cap, che è carico anche lui per finire questa stagione, perché non ne possiamo più. E ci vediamo direttamente negli allenamenti e poi a domenica, ragazzi. Forza MSP! Guarda là, quello spazio, e guarda che nessuno parta prima. Io guardo di qua. 3, 2, 1, dai! Ragazzi, ci siamo, è arrivato quella domenica. Dopo tutta una stagione che abbiamo passato in compagnia di questi splendidi episodi dell'MSP, finalmente potrebbe essere arrivato la fine anche per questa stagione. Innanzitutto, prima di andare a parlare della partita, io ci tengo veramente di cuore a ringraziare tutti voi quanti che mi avete supportato fin dall'inizio in questa magnifica serie, e di questo ve ne sono eternamente grato. Oggi partita importantissima, perché giochiamo contro un avversario che ha pari punti con noi, e con dei risultati a favore potremmo definitivamente chiudere questo discorso salvezza
invece con dei risultati a sfavore, potremmo purtroppo andare a giocarci un play-out finale. Oggi è tutta una partita bella da giocare, è quella partita lì, spero di riuscire a dare il massimo come ho sempre dato dall'inizio della stagione fino adesso, e speriamo veramente di fare bene. Non ci sono scusanti, dobbiamo giocare come sappiamo giocare, da MSP come abbiamo sempre fatto. È stato un percorso molto difficile perché siamo partiti da neopromossa dalla prima categoria l'anno scorso, assieme degli interpreti che ci hanno fatto la differenza, a una squadra totalmente rivoluzionata e nuova e diversa, con nuovi interpreti che sono dimostrati all'altezza quest'anno. Adesso sto andando al campo dell'MSP, speriamo veramente bene per noi. Ma prima, signori, vi volevo come sempre ricordare che sono aperte le iscrizioni per il camp per il pallone d'oro dei bambini. Link in descrizione per iscriversi bambini e potrete partecipare al pallone d'oro dei bambini. Detto questo, andiamo direttamente verso il campo. Dopo, signori, speriamo bene per noi. Let's go. Ragazzi, ci siamo. Ultima. Allora, ultima giornata di campionato, Cap. Siamo qua, giustamente, col capitano dell'anno scorso e di quest'anno dell'MSP che ci ha trascinato fino a questo punto, Cap. Come valuti il nostro percorso? Come è andato quest'anno? Quest'anno ci sono stati un po' di saliscendi, abbiamo avuto periodi molto complicati, anche internamente, però alla fine secondo me abbiamo fatto quello che dovevamo fare. I nostri punti li abbiamo fatti, oggi speriamo di riuscire a chiudere, accumulare un altro punto almeno, così siamo tranquilli. Il momento più bello di questo campionato secondo te? Più bello secondo me? Ma secondo me quando abbiamo giocato contro Luca con gli Ormella è stato un po' un rivivere quello che abbiamo vissuto l'anno scorso. Sì. Sì, è stato comunque un bel momento. Anche se purtroppo al ritorno ci ha fatto gol. Anche all'andata ci ha fatto gol. Sì. Che comunque se siamo rimasti in buoni rapporti, un po' magari dal video sembrava che fossimo andati contro. Però anzi, addirittura è ancora nel nostro gruppo, nella nostra chat di WhatsApp. Quindi assolutamente. Buonissimi rapporti. Per il prossimo anno, prospetti futuri, Cap, siccome inizi anche ad avere una certa età e certe responsabilità, spoiler. Chi è che sta per arrivare? Allora, l'anno prossimo io probabilmente intanto non sarò più qui all'MSP perché mi dovrò trasferire per motivi personali in un'altra regione e fra 2 mesi dovrebbe nascere anche mio figlio. Attenzione, quindi, signori! Diciamo, un po' di responsabilità in più e vediamo se farò un altro anno da qualche altra parte oppure se oggi potrebbe essere insomma l'ultima partita in assoluto. Allora, speriamo a questo punto, Cap, di chiudere in bellezza. Speriamo di sì. Io personalmente ci tengo a ringraziarti per tutto quello che hai fatto per noi, grazie per la squadra e per i bei momenti che abbiamo passato assieme. E quindi niente, ragazzi, adesso è arrivato il momento, forse l'ultima di campionato. Sicuramente l'ultima con l'MSP. Allora, ci vediamo direttamente in campo. A dopo. C'è molto da dire, ragazzi, oggi, perché sapete anche voi che funziona. Io giocherei la partita. Nel senso, giochiamo la partita bene, il primo tempo lo facciamo bene e poi dopo vediamo cosa succede, ok? La partita oggi serve a loro niente, a loro serve per far 30 partite, ok? A noi invece serve per far 30 partite e per salvarci, perché loro sono già salvi. Noi invece non siamo ancora salvi matematicamente, ci basta un punto per essere salvi matematicamente. Ma a quel punto bisogna farlo. Quindi, siccome io nel calcio ci sono da un po' di tempo, da un po' troppo tempo, e ne ho viste di tutti i colori nel calcio, di tutti i colori ne ho viste nel calcio, io vi do un consiglio. Il primo tempo si gioca come se fosse una partita vera, perché è una partita vera. Poi, nel secondo tempo, si vede perché loro gli va bene, secondo me gli può andare bene anche un punto, a noi ci può andare bene anche un punto, però non si sa mai, non si sa mai, non si può mai sapere, non c'è niente di scritto nero su bianco che funziona così, per cui noi dobbiamo fare di tutto per non prendere gol, quindi giocare bene, organizzati, coperti, si sta lì e si fa la partita, primo tempo fatto bene. Poi siamo andati in vantaggio, dopo si vedrà. Quindi noi non, e ve lo ripeto, dobbiamo beccare la ripartenza. Bene, adesso vi preparate bene, caldo fuori.
meno 10 fuori, dai. Dallo stadio di Ponte Rivabella un buon pomeriggio ad Ematosci, è il giorno di MSP contro Trebbo, è la 30ª giornata di campionato, ovvero l'ultima per entrambe le squadre e l'ultima anche per tanti giocatori dell'MSP che oggi vogliono mettere il punto esclamativo sulla propria esperienza con questa maglia e davanti però hanno un avversario che non è venuto di certo per passeggiare. Foto di rito per l'MSP Calcio, gioca a popolo dal primo minuto e il capitano Bertan anche lui emozionato perché potrebbe davvero essere il suo ultimo gettone in maglia giallo-blu. Arbitra l'arbitro Ferroni che fischia in questo momento e si parte subito con il giro palla. Popolo con il suo mancino sulla tre quarti, s'appoggia a Rotatori che dà uno sguardo all'inserimento. Attenzione alla possibilità per l'MSP che mette in mezzo questo pallone, male però. Il pallone profondo, deve uscire Ferrone coi pugni, palla che arriva sui piedi di Baravelli che tenta un pallonetto. Popolo che riceve sulla tre quarti e riesce a servire Ferraco, il numero 2 dell'MSP che prova a puntare Capizzi che però è un attaccante e si vede. Allora Ferraco dentro l'area di rigore sul secondo palo, Popolo stop di petto, destro! Popolo al quinto minuto fa 1-0, il numero 11 dell'MSP, che gol! Fantastico lo stop di petto dentro l'area di rigore, fortunato forse sulla deviazione, ma quel gol è da fare perché poi è andato a prenderla in cielo. 1-0 MSP. Samuel e Popolo festeggiano così il vantaggio. Samuel perde il pallone sul cerchio di centrocampo, prova a recuperarlo in tutti i modi, ma è ancora possesso per Mauro che prova una conclusione lontanissima dalla porta. Prova a distendersi il Trebbo con Capizzi dentro l'area di rigore. Attenzione, parte il cross, grande, fa buona guardia dal Monte. Poi insiste però Baravelli, forse messo giù fallosamente, forse no, si riprenderà con calcio di fondo. Parte le cross di schiena addirittura, Baravelli allontana la difesa dell'MSP. Prova a trasformare l'azione da difensiva in offensiva con Popolo, il numero 11. Attenzione, dall'altra parte c'è Licciardo servito, forse un passo oltre la difesa, cioè fuori gioco. Dadina prova a girarsi sulla tre quarti su di lui, Popolo che mette la gamba. E commette anche fallo dalla tre quarti, possibilità per gli Orange. Parte il destro, non è male da parte di Innocenti. Parte il sinistro di Dalmonte, altissimo. Ancora Popolo sulla tre quarti, prova a diventare, attenzione, possibilità con il mancino. Strozzato e sprecata, un'altra possibilità per andare sul 2-0. Dentro l'area di rigore riceve Baravelli, prova a girarsi. Fermato, poi subentra anche Innocenti che viene messo giù. L'arbitro Ferroni lascia continuare. Attenzione perché si è creato un 2 contro 2 dentro l'area di rigore con Popolo. Il cross sul secondo palo fa buona guardia Pasolini. 30esimo minuto, sempre 1-0 per l'MSP. Parte il cross sul secondo palo, allontana la difesa. Palla che però viene rimessa in qualche modo in mezzo, ma è sempre il Trebbo in possesso di palla. Conquista l'MSP con Rotatori che riesce a dare una grande apertura dentro l'area di rigore. Con il sinistro Albertazzi ci mette la manona e respinge. Poi Zanfino allontana, ma è ancora MSP che prova a tenere lì il Trebbo. Licciardi s'appoggia, poi altro grande giro palla da parte dell'MSP, arriva sul fondo, cross in mezzo a cercare la testa, poi altro break MSP che sembra essere in grande forma fisica. Samuel addirittura arriva a 200 all'ora e riesce a recuperare questo pallone. Si appoggia ancora a Popolo che va a giocarsi in uno contro uno, si sposta il pallone sul suo destro che non è il piede preferito ma era partito, un siluro respinto. Si rivede in avanti, attenzione il Trebbo con questo destro timidissimo da parte di Baravelli, facilissimo per Ferrone.
limite dell'area di rigore. Attenzione, prova con il mancino, arriva troppo facile per Albertazzi. Parte il sinistro da parte di Mauro, poi si appoggia al suo numero 9, a Capizzi. Fischietta in bocca per l'arbitro, finisce 1-0 il primo tempo. MSP in vantaggio con il gol di Popolo al quinto minuto. È finito il primo tempo di quest'ultima partita di campionato. L'MSP sta vincendo per 1-0. Diciamo che la salvezza ormai c'è già. È quasi certa, perché anche le altre squadre che non devono vincere stanno perdendo, però quindi nel calcio non si sa mai. L'importante sarebbe portare a casa la vittoria, perché l'obiettivo stagionale dell'MSP era arrivare a 40 punti e con questa vittoria sarebbe obiettivo raggiunto. Quindi vediamo cosa ti aspetti. La Samuel sta giocando bene, male? Sì, sta giocando abbastanza bene, mi aspetto magari un gol per concludere la stagione in bellezza. Esatto, perché chissà, magari è l'ultima stagione dell'MSP. Non si sa, quindi staremo a vedere e andiamo con il secondo tempo. Si riparte, rimangono invariate le due formazioni di MSP e Trebbo. Ancora sulla tre quarti, esce dal monte, perde contrasto e poi addirittura arriva un tiro da parte di Innocenti, altissimo. Sempre il numero 7 del Trebbo sul punto di battuta, osserva il posizionamento dei suoi e allarga. Attenzione alla possibilità del cross in mezzo, anticipato Ferrone, la palla che rimane dentro l'area di rigore. Break da parte dell'MSP con questo tiro morbidissimo per Albertazzi. Pallo, c'è un calcio di punizione dal limite. A protestare i giocatori Orange, ma sembra abbastanza netto questo fallo. Parte il cross sul secondo palo, il colpo di testa ad anticipare Samuel, che sembrava essere messo meglio. Poi il cross facile per Ferrone, che l'aspetta lì sul primo palo. Provano a distendersi i blu, grande palla, attenzione alla possibilità del pallonetto, ma c'è il fuorigioco. Samuel gestisce questo pallone e riparte. Poi però perde male il pallone Cotti. Ancora Samuel riesce comunque a sfondare, ad andare per Licciardo, che va a giocarsi l'uno contro uno dentro l'area di rigore. Attenzione, aspetta di nuovo l'arrivo del numero 6, Samuel con il destro, la palla che esce di pochissimo. Grande azione di Samuel, stremato. Ancora Samuel con l'esterno, sta salendo in cattedra il numero 6. Qua però c'è anche un brutto fallo, infatti meritevole di giallo. Parte Samuel sul primo palo, dorme la difesa del Trebbo, non dorme l'attacco dell'MSP, che fa 2-0 con Cotti che anticipa così Albertazzi. Punizione tagliata, potente e precisa da parte di Samuel. Andiamo a rivedere. Statica la difesa del Trebbo, ne approfitta così Cotti. Ancora Samuel alla ricerca del pallone, lo riconquista. Davvero sontuoso il finale di partita del giocatore dell'MSP, che prova addirittura a inserirsi in fascia. Bello anche il gesto tecnico di Pasolini, che si libera così e prova a dare una possibilità al Trebbo. Si lotta a centrocampo e ovviamente Samuel ne esce vincitore. Si continua a giocare, esterno bellissimo, attenzione per la possibilità dentro l'area di rigore del destro, mangiato, masticato da parte di Armaroli. 91esimo in questo momento, ancora Armaroli che riesce ad anticipare la difesa un po' statica del Trebbo. Armaroli prova con il sinistro, alto, altissimo. Parte il destro, alto, lontanissimo dalla porta di Ferrone. Poi attenzione dentro l'area di rigore, prova ad andare, grandissima chiusura fantastica del capitano Bertan. Parte il cross sul primo palo, allontana, 94esimo, Samuel sul pallone, 95esimo in corso. E arrivano i tre fischi puntuali dell'arbitro. Cala il sipario sul campionato di MSP e Trebbo.
2-0 per i giallo-blu all'ultima giornata, la trentesima. Puopulo al quinto minuto del primo tempo, Cotti al 38esimo del secondo. Un ultimo canto da parte dell'MSP che davanti ai propri tifosi non voleva sfigurare. Si porta a casa i tre punti e finisce in maniera positiva questa stagione. Gli applausi da parte di tutti dallo stadio di Ponte Rivabella. Un saluto e un ringraziamento da parte di Ematoshi. Ragazzi, si conclude qua questa magnifica stagione per l'MSP. È andata, siamo riusciti ad ottenere la vittoria contro una buonissima squadra, che eravamo lì lì a pari punti con loro. Siamo riusciti a tenere appunto i tre punti e siamo riusciti ad arrivare al nostro obiettivo. E ancora devo recuperare, perché ho corso veramente tanto in questa partita, ma soprattutto in tutto questo cammino dall'anno scorso a quest'anno abbiamo passato veramente dei momenti particolari, perché sono stati degli alti e dei bassi in questa stagione, però abbiamo saputo tenere testa e abbiamo saputo soprattutto tenere la concentrazione giusta per arrivare fino in fondo. Io, ragazzi, non voglio più parlare, ci tengo veramente tantissimo a ringraziare per tutto il vostro supporto che mi avete dato quest'anno e che avete dato a tutta la serie. Vi ringrazio immensamente, mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale. Non è proprio finita qui, perché uscirà un video conclusivo di tutta questa stagione e vi dirò anche che cosa sarà del mio futuro, se rimarrò qui all'MSP oppure non rimarrò più. Usciranno anche tantissimi altri contenuti con i compagni dell'MSP. Potrebbe uscire, ragazzi, un mundierito tra i giocatori dell'MSP per capire chi è il più forte. Oltre a questo, magari se ZQ ce lo concede, una bella 100 tiri con Popolo e con Guglielmella, chi lo sa. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio. Ringrazio anche tutti i miei collaboratori che quest'anno mi hanno supportato, mi hanno dato una mano. Il nostro carissimo Guglielmella, ragazzi, come potete vedere da questa classifica, purtroppo non ce l'ha fatta e col Porretta sono retrocessi matematicamente. Non andranno a fare i playout e mi dispiace veramente tanto, perché comunque sia, oltre che essere un ex compagno, è un amico e mi dispiace per questo suo percorso non con noi. Magari, chi lo sa, prossimo anno, se riempiamo questo video di like, potremmo andare a giocare assieme a Guglielmella in una squadra che forse vi diremo. E come sempre, ormai, come da un po' a questa parte, non possono mancare i miei sostenitori, ragazzi, che vengono da ogni dove. Adesso li farei entrare, signori. Oh! Lei Arstit, dottore, Laura Giovannini, dottore, Sas, dottore.
Ciao. Come avete visto questa partita? Il cammino nostro non l'avete visto, però come avete visto? No, l'ultima l'abbiamo vista. Questa roba, bella solenne. Mamma mia. Bobo, dimmi 3 giocatori più forti con la quale hai giocato mai. Io. Basta. Molto. Bellissimo. Hai detto no? No, quasi. Io vi ringrazio di cuore che siete venuti quest'oggi, che mi avete portato fortuna. Visto? Cosa ti avevo detto? Ho distratto gli avversari. E quindi un'altra stagione è andata, si conclude qua. Questo è un grandissimo episodio. Mi raccomando ragazzi, like, fatemi sapere come ho giocato. E ci vediamo nell'ultimo episodio conclusivo della stagione. Da MSP è tutto. Ciao!